Il mio intervento ha riguardato soprattutto il mettere il mano in pasta, le mani in pasta, perché i ragazzi hanno l'opportunità di scaricare un sacco di informazioni, ma queste informazioni poi come le trattano? Hanno la possibilità di avere dei tool, ma se in assenza di questi tool il dato elementare come viene trattato? E quindi a proposito di questo ho preso un esempio, una delle nostre indagini, che sarebbe quella degli incidenti stradali, da cui ho tratto alcuni aspetti che riguardano proprio l'universo giovanile, in particolare gli incidenti che vedono coinvolti i motocicli e i ciclomotori. A proposito di questo, ho tratto un database del 2018 che riguarda proprio la serie di incidenti particolari che sono capitati nella città metropolitana di Napoli e che hanno coinvolto motocicli e ciclomotori. Attraverso questo dataset abbiamo scoperto come è facile poi ricavare dei dati raggruppati attraverso un applicativo tipo Excel con le tavole e i pivot. E poi ho fatto vedere tutto quello che ci permette poi di creare il processo, cioè di creare una presentazione. La presentazione può essere fatta attraverso tavole e grafici, ma anche infografiche di sintesi, come quelle che ho illustrato alla fine.